Novità importanti per quanto riguarda gli uffici postali del territorio. La notizia giunge dal tavolo di lavoro sul servizio postale del Veneto riunitosi giovedì, a cui ha preso parte anche il sindaco di Serena del Grappa, Dario Scopel, in qualità di coordinatore dell'Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani, ANPCI. Poste Italiane ha presentato il piano industriale 2020-2022 e la cosa importante che da questo arriva è la non eliminazione degli uffici postali all'interno dei piccoli comuni. Questa è una grande notizia per il bellunese e deriva anche dalla nuova legge sui piccoli comuni approvata dal Parlamento nell'autunno scorso. Un'altra cosa importante è l'introduzione della linea business, ossia una linea per la consegna di pacchi anche nella fase pomeridiana e il sabato mattina, e una cosa che abbiamo chiesto a Poste Italiane è l'inserimento all'interno degli uffici postali del postmaster. Questo perché le banche stanno lasciando sguarniti i territori e diventa sempre più difficile avere servizi di questo tipo. Crediamo che gli uffici postali siano un elemento di presidio importante che deve rimanere e deve poter dare servizi importanti affinché chi vive in montagna possa avere la possibilità di lavorare e di vivere con serenità. Ad accogliere favorevolmente la novità anche il deputato di Forza Italia, Dario Bond. Dopo tante battaglie dei piccoli comuni, dei sindaci, degli amministratori locali, anche del sottoscritto per diversi anni, Poste Italiane ha recepito questo messaggio e ha deciso di non chiudere più gli sportelli dei piccoli comuni, gli sportelli postali dei piccoli comuni, quindi questi punti di riferimento rimarranno sul territorio, saranno dei presidi sul territorio per tutti i servizi che in qualche maniera vorranno i cittadini utilizzare. Questo è un grande segno, è un segno di civiltà da parte di Poste Italiane, è un segno di grande vittoria da parte di sindaci di territori marginali, di montagna, di tutta Italia, ma soprattutto del Veneto e della provincia di Belluno.